ore di apprensione e di attesa, due giorni con il naso all'insù per cercare di capire come intervenire sabato e domenica col batticuore ad Adrano. La chiamata arriva ai vigili del fuoco nella tarda mattinata di sabato, erano poco prima delle 13. La telefonata parlava di una paurosa inclinazione della croce del campanile di destra della chiesa Santa Lucia dell'ex monastero di Via Roma. Aggiungere sono stati i pompieri del vicino distaccamento. La loro sede è proprio alle spalle dell'edificio sacro. Il primissimo sopralluogo ha fatto subito capire che non si trattava di un intervento semplice. Si è chiesto infatti l'ausilio dell'autoscala. Aggiungere quella più piccola in dotazione al comando provinciale di Catania, poiché quella più grande è fuori servizio, praticamente guasta. Intanto in chiesa si stava celebrando un matrimonio, celebrazione che è terminata proprio in quei minuti. Sposi ed invitati escono dalla chiesa e i vigili del fuoco accelerano i tempi, evitando la sosta prolungata della gente proprio sotto la chiesa per il potenziale pericolo. Così tutti si spostano dall'area sottostante per mettersi a distanza di sicurezza. Intanto i pompieri azionano l'autoscala e si portano su per vedere da vicino la situazione, ma si accorgono che il braccio meccanico non arriva sino in cima. Non bastano dunque i 30 metri di elevazione. È arrivata! Non ci arrivo! Niente da fare, ci vuole l'autoscala più lunga, ma come detto quella in dotazione a Catania è fuori servizio. Si dovrà attendere dunque quella proveniente addirittura da Palermo, che avverrà nel pomeriggio. Poco dopo le 17.30 l'arrivo ad Adrano. Intanto la nostra emittente si attrezza per seguire il tutto in diretta televisiva e via Facebook. Sono le 18.15 e l'intervento dei pompieri ha inizio, così come la diretta su Videostar col direttore in collegamento dal posto. Due pompieri adraniti salgono su e arrivano sino in cima, infatti i 37 metri di elevazione del braccio meccanico sono sufficienti. Intanto sul posto arriva anche il sindaco Angelo D'Agate per seguire le operazioni e nel contempo si mette in contatto con la sovrintendenza ai beni culturali per informarla dell'accaduto e per stabilire sin da subito il da farsi una volta tolto il pericolo. I pompieri con molta attenzione legano la croce per metterla in sicurezza e poi la fanno crollare in maniera controllata. Erano le 18.46. Si è poi dovuti attendere l'indomani, domenica, per la risoluzione del problema. Infatti a mezzogiorno sono ritornati sul posto i vigili del fuoco di Adrano e l'autoscala. Con loro anche una squadra speciale, quella del SAF, il nucleo speleo alpino fluviale. Sono stati proprio loro ad effettuare dapprima un sopralluogo per poi decidere come agire. Azione che ha avuto inizio nel primissimo pomeriggio. I vigili del fuoco con l'autoscala si sono portati in alto sin sotto la base del campanile. Hanno utilizzato le scale tradizionali adagiandole nella facciata per poi salirci e raggiungere finalmente la vetta. È stato tutto un lavoro di corde con i pompieri specializzati che hanno dapprima messo in sicurezza la croce e poi sezionata mediante un flex, con le parti che sono state staccate e portate poi giù, eliminando così il pericolo. Sono state recuperate integre sia la croce in ferro che l'angelo sempre in ferro attaccato alla croce per segnare la direzione del vento. Per tutta la durata delle operazioni la centralissima via Roma è stata chiusa al transito veicolare dagli agenti della Polizia Municipale.